se a un testimone di Geova gli venisse detto che lo schiavo fedele e discreto non esiste più, ci crederebbe? Eppure questo lascia intendere una torre di guardia di alcuni anni fa. Per i testimoni di Geova, lo schiavo fedele e discreto è sempre stato, sin dal 1918, il gruppo di cristiani unti presenti sulla terra a cui è stato affidato di curare gli interessi terreni di Gesù e di provvedere il cibo spirituale ai domestici. La torre di guardia del 15 gennaio 1918, alla pagina 24, al paragrafo 1, riguardo allo schiavo diceva: quando ispezionò lo schiavo nel 1918, Cristo trovò gli unti sulla terra impegnati a provvedere fedelmente cibo spirituale a suo tempo. Perciò Gesù, il Signore, fu felice di costituirli sopra tutti i suoi averi. Secondo quello che affermava la citata rivista, lo schiavo fedele e discreto abbracciava tutti i rimanenti unti sulla terra dei 144.000. Erano loro che prendevano la direttiva sopra i domestici, ossia su tutti i testimoni di Geova. Ed erano facilmente identificabili dal fatto che alla commemorazione prendevano gli emblemi. La stessa cosa dicono le riviste torri di guardia più recenti, come quelle che adesso appaiono e che potete leggere da voi stessi nella parte evidenziata in giallo. Adesso spostiamoci sulla torre di guardia del 15 settembre 2005, alla pagina 22, al paragrafo 9, che dice: all'interno del composito schiavo fedele e discreto, un piccolo gruppo di sorveglianti qualificati forma il corpo direttivo che funge da rappresentante della classe dello schiavo. Essi dirigono l'opera mondiale di predicazione del Regno e fanno sì che venga provveduto cibo spirituale a suo tempo. Avete notato? Essa asserisce che il corpo direttivo era solo un rappresentante dello schiavo, una sorta di amministratore delegato. La differenza tra lo schiavo e il corpo direttivo era chiara. Teoricamente, lo schiavo aveva il potere di dimissionare in qualsiasi momento il corpo direttivo, visto che era solo un suo rappresentante. Viceversa, il corpo direttivo non poteva dimissionare lo schiavo, perché, secondo quello che loro stessi affermavano, questi erano unti, nominati direttamente da Dio. Come poteva il corpo direttivo esonerare coloro che Dio aveva nominato? Eppure, questo è proprio quello che fecero nel 2013 e lo hanno anche scritto nella torre di guardia del 15 luglio 2013, alla pagina 22, al paragrafo 9 e 10. Essa dice: lo schiavo fedele è composto da tutti i cristiani unti presenti sulla terra? No. Lo schiavo è formato da un piccolo gruppo di fratelli unti che sono direttamente impegnati a preparare e dispensare cibo spirituale durante la presenza di Cristo. Nel corso degli ultimi giorni, questi fratelli unti hanno prestato servizio insieme presso la sede mondiale. Negli ultimi decenni è stato il corpo direttivo dei testimoni di Geova a formare lo schiavo. Avete capito bene? Per quanto assurdo possa essere, i membri del corpo direttivo si autoproclamarono schiavo fedele e discreto. Da semplici rappresentanti, da quello che sembra essere un golpe, divennero titolari.
La stragrande maggioranza dei testimoni di Geova che ha partecipato allo studio della citata rivista ha pensato che lo schiavo aveva semplicemente cambiato identità o aveva ricevuto una nuova luce. Pochissimi capirono che da quel momento i circa 15.000 unti non contavano più niente e solo gli 8 membri del corpo direttivo formarono lo schiavo fedele e discreto. Ma ci sono altri aspetti da considerare nel paragrafo, ossia nella parte finale del paragrafo 10, che dice: va notato comunque che, sebbene quest'ultimo sia composto da più persone, nella parabola si parla di un unico schiavo. Le decisioni del corpo direttivo vengono dunque prese collegialmente. Alla pagina 23, nella parte finale del paragrafo 13, dice: che dire poi dei membri del corpo direttivo che oggi compongono lo schiavo fedele e discreto? Anche questi fratelli hanno bisogno di essere cibati spiritualmente. È per questo che riconoscono con umiltà che, presi individualmente, sono domestici, proprio come tutti gli altri veri seguaci di Gesù. In modo bislacco, da un punto di vista giuridico, la rivista dichiara esplicitamente che in realtà loro sono solo domestici che dipendono da questo schiavo. Ma allora chi è lo schiavo? In maniera curiosa, la rivista spiega che solo quando quei 7 o 8 membri sono tutti presenti in maniera collegiale, solo allora appare lo schiavo fedele e discreto. Presi singolarmente, gli stessi membri, quando non sono tutti radunati, nessuno di loro è un membro dello schiavo. Questo schiavo, molto impegnato a girare per il mondo per visitare filiali, tenere assemblee, dedicare nuove strutture, si raduna poche volte. Regolarmente lo fa solo a ottobre, nella loro adunanza annuale. Questa riunione annuale, secondo la loro teologia, dà vita allo schiavo. Approfondendo il discorso, nella rivista del 1918 si diceva che lo schiavo veniva costituito sopra tutti gli averi, ossia su tutti i testimoni di Geova. Questo si credeva prima, ora non più. Continuando a leggere la Torre di Guardia del 15 luglio 2013, alla pagina 25, al paragrafo 18, viene detto: quando verrà per il giudizio, durante la grande tribolazione, Gesù troverà lo schiavo fedele lealmente impegnato a dispensare cibo spirituale ai domestici al tempo opportuno. Allora sarà lieto di conferirgli il secondo incarico, lo costituirà su tutti i suoi averi. Coloro che formano lo schiavo fedele riceveranno tale incarico quando otterranno la ricompensa celeste e regneranno con Cristo. Incredibile a dirsi, la rivista Torre di Guardia dichiara pubblicamente che i membri del corpo direttivo o schiavo non ha ricevuto nessuna autorità sopra a tutti i testimoni di Geova fino ad oggi. Questo avverrà in futuro, quando questi andranno in cielo, ma per il momento loro non sono a capo di niente. I membri del corpo direttivo, anche quando sono radunati insieme, non hanno ricevuto nessuna autorità da Cristo sopra tutti i suoi averi. La Torre di Guardia del febbraio 2017, alla pagina 26, paragrafo 12, che vedete in sovraimpressione, nella sottolineatura in rosso asserisce: il corpo direttivo non è ispirato e nemmeno infallibile,
Quindi a volte può commettere degli errori in merito a questioni organizzative o dottrinali. In questo video non stiamo parlando dello schiavo a cui si riferiva Gesù nei Vangeli. Non è scritto da nessuna parte che esso fosse una classe, né un uomo composito. In questo video stiamo parlando dello schiavo fedele e discreto della Watchtower. Sì, quelli che prendevano gli emblemi e che esistevano da circa un secolo. Però a partire dal 2013, con un colpo di mano, chiamiamolo così, è stato declassato e dimissionato dal corpo direttivo e quindi non esiste più. Il corpo direttivo, da semplici rappresentanti, con un golpe divennero titolari e da quel momento diventarono essi lo schiavo fedele e discreto. Ma anch'essi sono assenti, perché devono essere presenti tutti i membri del corpo direttivo riuniti collegialmente per esistere. Ma questo succede pochissime volte, tranne a ottobre nella loro adunanza annuale. Questo schiavo, come loro stessi hanno affermato, non ha ancora ricevuto il mandato da Cristo per essere costituito sopra tutti i suoi averi, ma che lo avrebbero ricevuto solo in futuro, come loro dicono, quando avrebbe regnato con Cristo. Inoltre, come dice la torre di guardia di febbraio del 2017, questo schiavo non è ispirato. Questo schiavo può commettere errori dottrinali. Ciò significa che può spiegare le scritture in maniera sbagliata. Testimoni di Geova, ma da chi vi state facendo guidare?